pietra. Ray. Allora, stavo dicendo un attimo fa che l'allievo che apprende passa diverse fasi nell'apprendimento. All'inizio è incosciente, totalmente incosciente. In quel momento la sua mente non lo condiziona, non lo blocca, è disinibito completamente. Quello è lo stato ideale per riuscire a fare un gesto che risulta efficace, perché nasce dallo spirito, non nasce da un condizionamento di apprendimento del corpo con educativi, gesti tecnici dove devo pensare. Superata questa fase iniziale dell'incoscienza, si passa alla fase in cui la mente comincia a realizzare e quindi il pensiero si frappone tra voi e l'azione che dovete fare. E lì dove incontrate molte difficoltà. Per superare questa fase, diciamo così, l'esercizio principale è la ripetizione del gesto. Ripeterlo fino a renderlo, per così dire, automatico. Naturalmente questo esercizio voi lo conoscete, si chiama Uchikomi, lo conoscete. Bisogna saperlo usare questo esercizio, è importante saperlo usare. E lo scopo è arrivare al punto che non dovete più pensare. Questo è. È come il battito di una mano. Il rumore non esita a uscire nel momento in cui non c'è più spazio. Capite? Non c'è più spazio. E lì siete completamente liberi. Il vostro corpo fa quello che deve fare senza dover pensare. Questa è la condizione che dovete arrivare alla fine. Non tutti sanno, ma noi abbiamo fatto anche delle slide con PowerPoint su questo tema. Gyo, Shugyo, Jutsu e Do, le tappe di apprendimento, no? Prima di arrivare ad essere sulla via cosiddetta, la via. E poi vi farò leggere un articolo sulla via. È quel percorso che vi porta a un livello alto di spiritualità. Questa è la via. E di consapevolezza. E il metodo serve per portarvi appunto su questa strada, che è l'automiglioramento continuo, perenne. Non c'è limite al miglioramento. Adesso siete all'inizio, ma fino a che continuate si può sempre migliorare, si può sempre migliorare. E si passa attraverso il corpo. Poi alla fine il corpo non è più importante, perché lui fa quello che deve fare al momento giusto. Quello che è importante è lo stato dello spirito della persona. In quel momento lui ha acquisito la certa libertà, non ci sono più condizionamenti esterni, ma non c'è più la paura, non c'è più tutto quello che mi impedisce di essere libero e fare quello che serve. Questo è un livello alto, no? Livello alto. Però si passa attraverso l'apprendimento del corpo, per eliminare il pensiero. Il processo mentale esiste, serve, è utile, ma va piano piano superato. Questo è quello che dobbiamo riuscire a fare. Per fare questo c'è l'Uchikomi, c'è il Nagekomi, c'è Yakusoku Geiko, c'è Kakari Geiko e infine il Randori, la libera espressione nel Randori. Pensate, quando siete liberi il vostro Randori è qualcosa di meraviglioso, se riuscite ad arrivare a questo, ma dovete
la definizione lacrime, sudore e sangue. Questo è il concetto. Per poi godere di spazi interminati, orizzonti. Ma così con la nostra pratica, ve lo dico subito, è insufficiente. E oggi leggevo che a un certo punto Kano fa, per l'attività dello sciai, divide in due classi, gli amatori e i cosiddetti, tra virgolette, professionisti, cioè quelli che si allenano tutti i giorni. Cioè chi fa judo per riempire il tempo libero è una cosa, chi fa judo un pochino più intensamente, quotidianamente, ogni giorno, è chiaro che arriva prima. E quindi poi c'è anche il fattore tempo. Il tempo che avete adesso è quello giusto, ma se poi non lo usiamo bene, praticamente quel tempo non torna più. Non potete fare a 40 anni quello che fate a 20, capite? Ecco, questo è. Tuttavia, ognuno, in base al periodo che sta vivendo, può ogni giorno migliorare. Ognuno deve fare il massimo, a 40, 50, 60. Certo. L'importante è che ogni volta riempio il mio bicchiere, questa è l'idea. Non lasciare il bicchiere a metà, devo riempirlo e lo devo riempire di lavoro per poi vedere un panorama stupendo. È come salire in cima a una montagna, all'inizio faticate, ma quando si arriva in vetta, poi quando siete lì, guarda che bel panorama. Bene, questa è filosofia, ma serve anche un po' di filosofia. Ecco, ma la filosofia solo parlata può aiutare, ma quello che conta è fare. Ecco, bene, ho finito.